Oggi tocca a Tenorshare 4DDIG. Il nome lo pronunci in italiano, per favore, prima. Prima di mostrarvi l'ennesimo programma, e non lo dovrei dire questo, ma vabbè, ci siamo capiti, voglio aprire una parentesi su Windows 11. Allora, sono sincero, io non ho avuto tempo per dedicarci un intero video, perciò ne approfitto qui per comunicarvi una cosa decisamente importante che gli riguarda. In internet, nei blog, nei forum, proprio qui su YouTube, nessuno, ma dico nessuno, ha evidenziato un problema che può essere riscontrato non all'inizio dell'installazione, prima dell'installazione del sistema operativo. Mi spiego meglio e magari mi riferisco soprattutto agli utenti più esperti, visto che sicuramente saranno aggiornati su quello che è successo in questi giorni. Microsoft, con tutta la sua confusione, ha pubblicato i requisiti minimi per far girare questo SO. Uno fra questi è la tecnologia TPM, che è stata ampiamente spiegata, approfondita da questi personaggi online, YouTubers, blogger, eccetera, eccetera. Il fatto è che hanno dato per scontato che tale tecnologia possa essere attivata facilmente attraverso il BIOS. Sì, in teoria è così, poi giustamente hanno detto che insomma negli ultimi componenti elettronici c'è questo supporto, questa integrazione, eccetera, eccetera. Però non hanno parlato per così dire a 360 gradi, nel senso che su ecosistema AMD ci può essere un problema. Non dico che c'è il problema, ci può essere, eh? Voglio essere preciso. Nel mio caso, che appunto ho un Ryzen 9 3900X, sì, sono andato nel BIOS ad abilitare tale funzionalità e una volta riavviato il PC, salvando ovviamente tutti i cambiamenti apportati, succede il caos. Schermata nera con dei glitch, per farvi capire. Li posso descrivere artisticamente come dei lumpi, sì, dei lumpi, dei lampi che passano, improvvisi, che passano tutto lo schermo, ventole impazzite, un RPM instabile, discontinuo, andando da valori minimi a valori massimi, che non ho mai sentito, e quindi per me era come se fosse morto il PC. Per fortuna ho risolto perché poi ho resettato il BIOS rimuovendo la batteria tampone presente nel PCB della scheda madre e facendola riposare a buon diritto 5-10 minuti, altrimenti non avrebbe effetto la formattazione e così ho risolto. Voglio essere onesto su quello che potrebbe accadere attualmente nell'aggiornare a Windows 11. Io poi, per provare le versioni di anteprime di questo nuovo SO, ho risolto andando, vabbè, ora non scendo nei dettagli, comunque andando a modificare delle chiavi nel registro di sistema di Windows e rimpiazzando delle DLL, modificandole, insomma. Alla fine ci sono riuscito ad avere Windows 11 per testarlo a modo e poi raccontarvelo nei prossimi mesi, in autunno. Però niente, volevo semplicemente dirvi questo e di stare attenti su quello che viene spiegato negli altri video, nelle altre pagine web, perché magari poi andate a fare del casino e nessuno ve l'ha comunicato. Bene, io direi ora di passare alla recensione di questo programma di recupero dati. Semplice strumento che consente di recuperare file cancellati da un'unità, che sia quella principale, quella installata proprio nel PC, che sia una periferica esterna tipo un hard disk o una SD, dove magari conservate foto e video. Non solo questi ultimi elementi sono recuperabili, anche cartelle, audio, PDF, documenti di testo vari. Tutto praticamente, e fate conto che ricopre più di 1000 tipi di file su Windows e più di 550 in macOS. E per il primo è supportata addirittura l'XP, e per il secondo si parte fin prima di Mountain Lion. Poi
Poi, come lingua, non c'è il nostro italiano purtroppo, ma l'interfaccia comunque è molto intuitiva perché ci sono poche parole e molte icone. Gratuito e a pagamento. Chiaramente il primo ha delle limitazioni sul recupero. La licenza completa è vantaggiosa. Vi conviene prendere quella annuale, così in confronto a quella da 30 giorni risparmiate il 70%. Su Mac fate conto che il prezzo lievita leggermente. L'attivazione è immediata una volta effettuato il pagamento e se qualcosa andasse storto avete 30 giorni per chiedere il rimborso. In fondo alla pagina del sito potete cancellare eventuali vostri dubbi grazie alle domande e risposte e delle guide illustrate che vi spiegheranno il funzionamento passaggio per passaggio. Ecco l'installazione, sto andando a mettere la 7.7.1 come versione, magari può essere utile in futuro questa informazione. In Windows occupa solamente 39,5 MB, dimensione generosissima rispetto ad altri applicativi concorrenti. Complimenti! Per mostrarvi la procedura di recupero uso come esempio una SD da 64 GB e vado ad eliminarci un TIFF da ben 139 MB. Seleziono la memoria, se non ve la rileva basta far aggiornare la pagina e vai che siamo pronti per il ripristino di quella foto alquanto egocentrica. Però prima, visto che possiedo una chiave di attivazione, registro la licenza a pagamento, così non ho alcun tipo di limitazione. Il programma partirà con una scansione superficiale, poi è possibile fare quella più approfondita, così magari alcuni file persi stanno, per così dire, in questo caso, in superficie. Abbiamo subito dei dati come il progresso di scansione, il numero dei file individuati al momento e il tempo rimanente per il termine dell'operazione. Adesso, siccome conosco un po' il file che devo andare a recuperare, utilizzo i filtri per andarlo a pescare più velocemente, senza muoversi da cartella in cartella. Ed eccola qui, la foto del compleanno. Ce ne sono due, ma io ricordo qual era l'estensione. Se il file è troppo voluminoso, come in questo caso, l'anteprima non è disponibile, ma io so per certo che è questo quello giusto. Cercate di non utilizzare la stessa memoria da dove lo recuperate, questo per un fatto di sovrascrittura. Ultima cosa, qui potete cambiare la lingua, magari vi trovate meglio, non so, col francese. Inoltre non manca un file di log per analizzare ogni singola scansione effettuata. E con questo chiudo, in descrizione trovate il link che vi rimanda al sito ufficiale. Non scordatevi di lasciare un bel mi piace se questa guida è stata utile e a presto!